Buon sabato a tutti quanti voi, giunge da parte mia Roberto De Angelis, ben interconnessi. È un sabato diverso perché siamo già al 17° giorno della guerra tra Russia e Ucraina. Una tragedia, una disgrazia che sta mietendo migliaia e migliaia di vittime per la sete di potere del dittatore presidente russo Putin, per la contrapposizione dell'altro signor presidente dell'Ucraina che vuole cambiare blocco politico e stare nell'Unione Europea, davanti a questa sete di potere diametralmente opposta ci sta rimettendo la gente comune di tutti i giorni, migliaia di vittime innocenti. Non posso entrare in argomento perché non è questa la sede idonea per valutare le cause del conflitto e capire chi ha maggior torto e chi ha minor torto, ma come si dice in gergo, torti e ragioni sono da ambo le parti. Non c'è il buono e non c'è il cattivo. Ci sono degli esseri umani, delle situazioni che sono deviate verso una tragedia che sembra non avere più fine. In questo caso ci soccorre la preghiera, anche se è difficile a volte. Pregare Dio, già come lo prego Dio? Una parola, problema. Sì, a volte sì, purtroppo sì, lo dico io per primo. Però pregare Dio con la propria mente, con la propria testa, col proprio intuito, perché no? Con le proprie parole, in quel momento che uno si sente ispirato, parla con Dio. Parla in modo semplice e chiaro. In questo caso chiedendo la pace e la giustizia per l'Ucraina e per far sì che ci dia una mano per far cessare questa tragedia umana, questo massacro di vittime innocenti che non ha ragione di esistere se questi signori si mettessero concretamente a tavolino e trovassero un accordo politico per l'egemonia economica, per l'egemonia politica, per la sete di comando che hanno e che vogliono avere a tutti i costi. Rimango interdetto e perplesso. E per non dire altre situazioni più forti, davanti al sermone shock che giorni fa il patriarca di Mosca, tale Kirill, per carità, l'autorità religiosa più importante per gli ortodossi russi, ha pronunciato un'omelia, un sermone che ci ha lasciato veramente interdetti. Questa guerra, in sintesi, dice il patriarca Kirill, è contro chi sostiene i gay come il mondo occidentale. Ah. E ha cercato di distruggere la regione del Donbass solo perché questa terra oppone un fondamentale rifiuto dei cosiddetti valori offerti da chi rivendica il potere mondiale. Perché rivestire una lotta fratricida composta da brama di potere, di interessi e di soldi, visto le materie che sono le materie prime che ci sono in quelle località, con un fondamentale rifiuto dei cosiddetti valori offerti da chi rivendica il potere mondiale, da chi sostiene i gay. Se, non, sono situazioni che non c'entrano nulla e che lasciavano, sarebbero, ci avrebbero lasciati interdetti anche se era l'uomo della strada a dirla. Figuriamoci un'alta autorità religiosa degli ortodossi russi, la prima autorità religiosa. Rimaniamo interdetti perché le chiese dovrebbero ricercare la pace, dovrebbero dire basta con la violenza. E invece, come è scritto molto bene su opmedia.it, il sito di riferimento della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, diventano parte del problema. Così non va bene. Vi lascio di nuovo augurandovi buon sabato e con l'ascolto di una trasmissione condotta da Claudio Coppini e Roberto Vacca, che intervistano il pastore Michele Abiusi, che è di qualche giorno fa, che è del 9 marzo scorso, e che ci aiuta a riflettere su questo tema. E anche io stesso vi dico sinceramente che ho fatto fatica a trovare parole positive di pace, perché la rabbia dentro, la collera dentro è tantissima, è immensa, ma Dio ci deve aiutare a portarci sulla via della luce, non su quella dell'odio. Ci dobbiamo provare. Buon sabato a tutti e poi ci risentiamo nel prossimo appuntamento per
Io vi lascio in compagnia, naturalmente, di Claudio Coppini e Roberto Vacca con il pastore avventista Michele Abiusi, ripreso da Radio Voce della Speranza. E naturalmente ringrazio sempre Mario Galvagno, Carmen Zammataro, Alessia Galvagno e Daniela Modeo per la collaborazione profusa. Noi vogliamo riproporre delle trasmissioni che sono già andate in onda su Radio Voce della Speranza, e ricordarsi che Radio Voce della Speranza accende la speranza. Le riproponiamo noi come RDA Radio 1, che siamo una web radio associativa no profit, perché ci deve essere un messaggio che accenda gli animi, che accenda i cuori umani in senso positivo. Basta alla guerra, non solo quella fra Russia e Ucraina, basta a tutte le guerre, magari fosse possibile, magari. Purtroppo l'essere umano è dotato di libero arbitrio. Con l'aiuto di Dio speriamo di migliorare questa situazione. Buon ascolto a tutti. E abbiamo il piacere di avere con noi il pastore avventista Michele Abiusi. Ben trovato Michele, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai nostri radioascoltatori. Allora, prima di iniziare con un riferimento ai giornali, qualche riflessione su quello che sta succedendo in Ucraina, in particolare l'afflusso di profughi sempre più importante, imponente nei paesi dell'est, in Polonia, in Romania, ma naturalmente cominciano ad arrivare anche nei paesi occidentali. Qual è la tua impressione? Io so che tu sei coinvolto nella sezione di IESI dell'agenzia Sì, umanitaria ADRA. infatti ci siamo incontrati, Roberto, alla fine della scorsa settimana proprio per organizzarci prevedendo il flusso migratorio che ci sarà dei profughi di guerra, e ti devo dire che i primi hanno incominciato ad arrivare anche a Iesi, in Italia e anche a Iesi. Più che altro è importante il protocollo sanitario, perché molte di queste persone che vengono non sono vaccinate, quindi si sta seguendo un preciso protocollo, però sia come ADRA che come altre associazioni umanitarie siamo in stretto contatto per supportare le persone che vengono nel nostro paese. Quindi l'impressione che hai è che ci stiamo organizzando al meglio per questo che si Ci stiamo prospetta. organizzando al meglio, noi come ADRA Iesi stiamo prendendo del materiale che l'organizzazione Ucraini nelle Marche deposita a Macerata. Con il nostro furgone lo portiamo a Rimini e da Rimini viene tutto inviato. Si tratta di vestiario, viveri a lunga conservazione e medicinali. Viene tutto inviato ai paesi confinanti, maggiormente in Polonia. Un'azione sia di sostegno lì, alla frontiera sostanzialmente dove arrivano Sì, i profughi, sia sì. una preparazione per quel che riguarda l'accoglienza dei profughi qui nel nostro paese. Esattamente. In comune abbiamo parlato proprio di questi due binari che devono viaggiare paralleli. Paralleli. E naturalmente questo sottolinea l'importanza di lavorare in rete tra le associazioni come ADRA, che è un'agenzia della Sicurissimamente. Chiesa Avventista, l'agenzia sociale della Chiesa Avventista, e le Sì. istituzioni, perché o si lavora in rete Esatto. o si fa poco, insomma. No, non si va da nessuna parte se non Appunto, si lavora in appunto. rete. Allora, Michela Biusi, un riferimento adesso a un articolo che ha suscitato imbarazzo e sorpresa. Lo trovo Sì. sul Corriere della Sera di ieri, 8 marzo, si legge: Il patriarca benedice la guerra anti-gay. Questo si trova in prima pagina sul Corriere della Sera dell'8 marzo. Il capo della Chiesa ortodossa di Mosca benedice la guerra, una battaglia contro la lobby gay, ha detto Kirill nel suo sermone. Troppi modelli di vita contrari ai cristiani, riferendosi all'Occidente. Dunque, una specie di benedizione della guerra, purtroppo richiama alla mente il fatto che i cristiani spesso sono stati fiancheggiatori delle ideologie anche bellicose. Qual è stata la tua reazione quando hai letto sui E giornali? quando ho letto questo articolo che, diciamo, riguarda l'omelia fatta proprio domenica, che era la domenica del perdono dall'arcivescovo Cirillo I, patriarca di Mosca, è vero, e quindi il patriarca Kirill, sono rimasto strabiliato perché ha ammesso
non concesso, però ammesso che l'Occidente abbia aperto anche la via al gay pride e a un consumismo che comporta anche una vita, fra virgolette, peccaminosa, non credo che da nessuna parte, né l'arcivescovo, il capo della Chiesa ortodossa di Mosca, né nessun altro possa leggere dalla Bibbia questi stermini, se non nell'Antico Testamento, quando le ordinava direttamente Dio, insomma, per altri motivi. Per cui con il cristianesimo, che è venuto proprio la ideologia del perdono, ed era la domenica del perdono quando ha pronunciato questa omelia la scorsa domenica, rimango strabiliato, perché anziché venire un messaggio di pace, è vero, verso perché cessi la guerra, anche se è vero il regime non vuole parlare di guerra ma di operazione militare, ma tutti sappiamo benissimo che si tratta di una guerra, io sono rimasto strabiliato, perché è come aver dato la benedizione a Putin su tutto quello che sta facendo. Sì. E siccome fonti ben informate dicono che è molto vicino al capo della Russia, quindi questo affiancare il regime personalmente mi dà un enorme fastidio. Io proprio stamattina, parlando con mia moglie, dicevamo: la democrazia, per quanto malata, è una bellissima cosa. E mi sono posto una domanda: ma io in un regime dittatoriale come avrei agito? E ho risposto: forse mi avrebbero messo al muro, perché non sono capace di stare zitto, di non dire le cose che insegna la parola di Dio. In questo articolo si legge anche di un sacerdote ortodosso invece che ha predicato una cosa completamente diversa nella sua piccola comunità, dicendo no alla guerra. Leggendo un passo del Vecchio Testamento, non uccidere. Due ore dopo, leggiamo, la polizia ha bussato alla sua porta. Padre Johann Burdin è diventato il primo religioso al quale sono state applicate le nuove leggi sulla cosiddetta operazione militare speciale. Esatto, le nuove leggi uguale 15 anni di carcere. Sono contro per l'omicidio di chiunque sia, ha detto il giovane religioso che ora rischia l'arresto. È stato, diciamo, coraggioso, ha pronunciato parole precise, ha citato un comandamento che chiede di non uccidere e quindi è contrario alla guerra, e subito qualcheduno ha fatto la soffiata e è stato arrestato. Perché? Perché nelle nuove leggi che sono state emanate da Putin non bisogna pronunciare la parola guerra, non bisogna pronunciare la parola invasione. Anche i giornalisti che sono a Mosca o in Russia rischiano 15 anni di carcere se adoperano questo vocabolario. Allora, io direi, Michele, a questo punto ci ascoltiamo una canzone significativa di Gianni Morandi, dal titolo C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. È un riferimento al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, tanti ragazzi che sono stati mandati al fronte in Vietnam per una guerra che non comprendevano e che piano piano suscitò indignazione in tutto il paese. È forse quello che potrebbe accadere in Russia, con tanti ragazzi mandati per un'invasione di un paese che pensavano che li avrebbe accolti come dei liberatori. Le cose stanno diversamente, naturalmente. Ci ascoltiamo questa canzone. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones e Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Parlare con il pastore avventista Michele Abiusi, e abbiamo accennato a questo articolo, il sermone shock del patriarca russo Kirill: combattiamo contro la lobby gay. Il capo della Chiesa ortodossa di Mosca giustifica l'attacco all'Ucraina, una lotta contro la promozione di modelli di vita che sono contrari alla tradizione cristiana. Dunque una specie di lotta metafisica contro il male che l'Occidente rappresenta magari con le cosiddette parate gay, una guerra che viene avallata da una chiesa. Viene in mente che quando ci sono privilegi importanti, poi alla fine
la libertà anche di esprimersi contro le politiche del governo sono molto limitate. Dunque, al di là di quello che sono le personali fobie del patriarca Kirill, rimane il problema degli spazi di libertà che poi ti rimangono come Chiesa. E qui entra il problema della separazione fra Stato e Chiesa. Michela Biusi, su questo c'è una riflessione importante da fare, praticamente, no? Nell'omelia il patriarca Kirill non ha parlato solo di omosessualità, ma ha parlato di tutte le opinioni di Putin in tema di omosessualità, di droghe, di vaccini. E dobbiamo considerare che la cattedrale di Kazan, la Piazza Rossa, è il simbolo di questa intesa profonda, di questo privilegio che ha la Chiesa ortodossa, perché fu costruita da Boris Yeltsin, ma Putin continua a valorizzarla con le sue visite e le cospicue donazioni. Quindi l'articolo che è comparso ieri sul Corriere della Sera sottolinea la prova di una vicinanza non solo fisica del potere temporale a quello politico. Quindi non è solo una vicinanza fisica, perché alla fine tu devi pagare un prezzo se accogli tutti questi privilegi, ed è il prezzo che stai pagando adesso, perché vai in linea con i pensieri del regime senza svolgere il tuo ruolo di Chiesa. Non dimentichiamo che Gesù ha distinto fra potere temporale e potere ecclesiale, se possiamo così esprimerci, a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Si ripropone il problema: che cosa appartiene a Cesare e che cosa appartiene a Dio? Perché verrebbe da dire che tutto appartiene a Dio, no? Però, diciamo, se per il popolo ebreo, che è stato il popolo scelto da Dio per essere luce per le nazioni, vigeva originariamente una teocrazia, poi anche il popolo ha voluto il re come in tutte le nazioni che lo circondavano, e gli apostoli ci insegnano che noi dobbiamo essere sottoposti alle autorità che ci governano, addirittura pregare per loro, ad una condizione: che l'autorità non mi metta contro la volontà di Dio. E infatti il prete cui accennavamo nella prima parte della trasmissione, Johann Burdin, che è stato arrestato, ha citato il comandamento non uccidere. Lui ha detto: adesso, al di là che sia la Russia o qualsiasi altra nazione, io direi le stesse cose, perché è un principio, ed è un principio biblico. Quindi va distinto questo: noi siamo sottoposti alle autorità che ci governano, ma che non ci mettono contro la volontà di Dio, e i regimi totalitari non sono in linea con la volontà di Dio, che fin dalla creazione ci ha voluti liberi, ed è il dono più grande di cui noi godiamo ancora oggi, perché anche se i governi totalitari cercano di sopprimere questa libertà, la libertà di pensiero è impossibile da sopprimerla. Allora, noi ringraziamo davvero il pastore Michela Biusi. Tra l'altro, questo è un tema su cui certamente torneremo. Devono far sentire la propria voce le chiese. Questo è il momento in cui le chiese devono dire no alla guerra, sì alla pace. Michela Biusi, pastore avventista, grazie per essere stato in nostra compagnia. A risentirci la prossima settimana. Grazie a voi, alla prossima.